Presidente Luigi Scorziello, la banca di Aquara approda anche a Battipaglia, che nella piana del Sele è un riferimento economico molto importante. Sì, diciamo che sono vari i motivi per cui noi abbiamo aperto qua. Sicuramente uno ha centrato nel segno, uno è un pochettino la competenza territoriale. Adesso con Battipaglia copriamo come competenza territoriale tutta la fascia che va da Agropoli fino a Vietri sul Mare, quindi abbiamo un pochettino una continuità territoriale molto vasta, a parte poi tutte le zone interne, quindi abbiamo 36 comuni di competenza. Sono i comuni più importanti della provincia di Salerno e Battipaglia sicuramente è il comune che come volumi economici è quello più importante della provincia. Quindi credo che queste sono un pochettino diciamo così, le motivazioni per cui abbiamo aperto qua. Oltre al fatto che abbiamo anche dovuto rispondere all'esigenza un pochettino dei tantissimi clienti, dei tanti soci che abbiamo già di Battipaglia, che chiaramente reclamavano uno sportello in zona, ma devo dire la verità anche delle tante persone che stavano aspettando la nostra apertura. Insomma. A sostegno delle famiglie e delle imprese apre a Battipaglia una nuova filiale della banca di credito cooperativo di Aquara. Ne parliamo con il direttore generale Antonio Marino. Sì, questa stasera è la... Nominalmente è la settima filiale, però in effetti sono otto. Questa perché nasce dallo spostamento, abbiamo chiuso la filiale numero 7 che era a Capaccio e l'abbiamo trasferita qua. Non è una nuova filiale, è il trasferimento di una filiale già esistente, però complessivamente sono otto. Ed è secondo me la filiale più interessante che potevamo mettere in piedi in questo momento, perché Battipaglia è un paese molto significativo dal punto di vista industriale ed anche dal punto di vista agricolo, è una cittadina di oltre 70.000 abitanti e poi noi con Battipaglia adesso non abbiamo fatto altro che chiudere quella che era la filiera della statale 18, perché noi abbiamo uno sportello a Capaccio, uno a Eboli e ne tenevamo un altro a Salerno, quindi mancava Battipaglia e così abbiamo chiuso, diciamo, tutta la filiera. Adesso siamo la banca della statale 18. In un momento di crisi così particolare, così delicato, avete delle strategie o delle filosofie aziendali per affrontare questi problemi? Ma aprire uno sportello bancario in questi tempi è già una sfida per il futuro, perché è una novità e vuole andare incontro proprio a un diverso futuro. Cioè aprire uno sportello in tempi di crisi, quando diciamo il movimento economico non è proprio così fluente, significa voler sfidare il futuro ed è anche un investimento, perché gli investimenti si fanno anche quando c'è una difficoltà, perché ci si posiziona meglio per la ripresa poi successiva che ci sarà. Allora sotto questo aspetto la banca ha fatto anche un investimento oggi ed è quello di posizionarsi meglio rispetto alla sua clientela, alla sua utenza. Noi già su Battipaglia oggi, senza avere lo sportello, tenevamo 5 milioni di raccolte e 5 milioni di invii, quindi una moltitudine di clienti che si poggiavano alla filiale di Salerno o a quella di Eboli Santa Cecilia. Abbiamo solo cercato di porre rimedio ad una situazione di difficoltà della nostra utenza e soprattutto vogliamo acquisirne altra nuova, insomma.